oltre che di debuttare come neocomitato di Campobasso Esebrio per l'Istituto della Storia e Risorgimento Italiano, anche quello di, con un titolo provocatorio, il 150° anniversario dell'Unità d'Italia il giorno dopo, di riportare il discorso in modo sereno agli studiosi dopo che, diciamo, c'è stato un po' tra virgolette l'arrembaggio lo scorso anno legato appunto all'anniversario, che quindi, dove tutti si sono sentiti, insomma, anche giustamente il dovere di dover intervenire. Adesso vogliamo riportare di nuovo il discorso in modo sereno, non politico, ma agli studiosi, e cercare anche di capire poi in realtà, al di là delle valutazioni politiche, cosa realmente resta del Risorgimento italiano, qual è la vera eredità. È stato fatto un bilancio e appunto questo è stato l'input che ci ha portato a fare questo convegno. Tutti i relatori provengono dal mondo accademico e l'input era proprio questo, riportare il discorso. Cioè, ci sono state tante belle iniziative, abbiamo ricordato l'iniziativa per esempio della Prefettura che a Campobasso ha tenuto una bella mostra e tante altre iniziative di carattere però più politico. Noi abbiamo dovuto riportare proprio a seguito di questo bilancio il discorso nel campo degli studi. Allora, oggi dovremo fare un bilancio di quello che sono stati i 150 anni dell'Unità d'Italia, con vari interventi, dove il mio si incentrerà su un aspetto importante, quello dei plebisciti, o meglio di tutta quella strada dura e difficile che ha portato poi a dare una sanzione popolare, più o meno voluta, a volte anche, diciamo così, costretta dalla natura stessa del plebiscito, dove la domanda era secca, nel senso che o questo o quello, e quindi per costruire poi quello che è stato il nostro Stato e quello che sarà il nostro Stato. Un elemento importante perché ci ha fatto uscire da quella frammentazione politica che impediva non solo lo sviluppo civile, ma anche economico del nostro paese.